ieri lo stop del garante della privacy, Pizzetti, all'inchiesta dei cattivi ragazzi di Italia 1 sul tampone antidroga fatto a loro insaputa a 50 parlamentari. È già un giorno che hanno portato via la mamma e il babbo, per colpa delle sigarette strane che fumano. Non ho capito perché è una cosa così brutta. E poi perché il babbo ha detto colpa sua e non della mamma? Colpa di cosa? Vai a controllare in giardino. Non andiamo sul caso, dai, muoviamoci. Polizia, abbiamo mandato. Vai di là. Fermi, saluti, eh? Giardino, voglio sapere due cose. Dov'è la droga e dove sono i soldi? Hai capito benissimo cosa state dicendo? Hai capito benissimo cosa stai dicendo? Non fare il furbo con me, eh? Hai capito? Un coglione, un coglione. Ma vedi che pezzo di merda? Cos'è questo? Per cultura non c'è niente. Tutta roba mia. Ah, cosa sono? 30 euro? Ma questa è detenzione a fine di spaccio, lo sai? Lo sai o no? È tutta roba mia. Lo sai o no? Ammanettate. Ammanettate. No. Lei no. Lei no. Lei no. Lei no. Capellone. Sì. Vuole dire? Dai. Ludro, mamma torna presto, non ti preoccupare, stai con la nonna, mamma torna presto! Ragazzi, ci vediamo in centrale, eh? Il risultato del test sarebbe, è il caso di dirlo, stupefacente. Su 50 deputati tamponati, il 24% farebbe uso di spinelli e l'8% di cocaina. È venuta la signora del comune, non ci ha neanche guardato. Ha detto solo di non chiamare nessuno, che la mamma torna presto. Io se non torna, chiamo la Daniela. Seduta qua, ferma. Sono il vice ispettore capo, stavo andando a caccia e sono qui apposta per lei. Suo marito soffre di cuore? No, assolutamente, perché che è successo? Signora, mi risponda. È mai svenuto? Lei forse non lo sa. Vivo con lui da 16 anni e non mi risulta per niente. Dov'è Aldo? Stanno cercando di rianimarlo. Ma cosa mi sta dicendo? Suo marito è in coma, signora. I tossici. Dani, sono Rudra. Dove sono? E il babbo? La firma qua, veloce. E Aldo dov'è? Come sta? Vuoi uscire o no? Rapida! Forza! Signora, lei è libera, può andare. Sta arrivando la sua amica Daniela a prenderla, l'ha chiamata il suo avvocato, c'è stato un problemino. Quindi siamo liberi, quando è che posso vedere Aldo? Martedì, dopo l'autopsia. Saluto, accompagna la signora, dai, forza!